Ciao a tutti, lavoriamo, stiamo soprattutto a casa, abbiamo tanto tempo libero. Nel tempo libero cosa succede? Che le compagne ti prendono e ti dicono adesso metti a posto. Allora si è aperto uno sgabuzzino e esce fuori la mia collezione di maglie. Ne ho tante, è una bella collezione, però non sono tantissime, un po' perché io faccio fatica a chiedere, non sono uno bravo a chiedere, un po' perché due terzi almeno le ho regalate, però quelle che sono rimaste sono particolari, attraversano tanti anni, tutta la mia carriera e sono di personaggi anche particolari. Allora ho detto, ve le racconto, una maglia, una storia, una al giorno. Comincio con questa maglia del Milan, prima vi faccio vedere che è del Milan, poi vi faccio vedere di chi è, e qui già si comincia a capire qualcosa. È la maglia di Gianni Comandini. Chi è, che cos'è Gianni Comandini? Un incubo per i tifosi dell'Inter, perché vi fa pensare a un derby perduto 6-0, era l'11 maggio del 2001, un sogno ovviamente per i tifosi del Milan. Però metto in pausa, da dove viene e dove va Gianni Comandini, perché voi millennials direte sì, ma chi è Comandini? Magari quelli degli anni 80, dei 70 come me, quelli prima lo sanno, però oggi chi è Comandini? Comandini si fa notare nel Vicenza, vince l'Europeo Under 21 del 2000 sotto la guida di Marco Tardelli e il Milan dice 20 miliardi, sto ragazzo me lo prendo io. Silvio Berlusconi pare, non fosse molto entusiasta, il ragazzo aveva delle idee un po' di sinistra, come Alberto Zaccheroni, però lo prendono. Campo lo vede pochissimo, davanti c'è Andriy Shevchenko ovviamente, però quel giorno, 11 maggio del 2001, Cesare Maldini, che era subentrato a Zaccheroni, lo mette dentro. Due gol, notte magica, sembra la rampa di lancio, sembra il trampolino, no. Milan lo vende, l'aveva pagato 20 miliardi, fa plusvalenza, lo vende a 30 miliardi all'Atalanta, acquisto più oneroso della storia dell'Atalanta. Nell'Atalanta niente, male, 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 sempre meno, lo vende anche l'Atalanta. E quindi va al Genoa, torna all'Atalanta, finisce alla Ternana, non ha nemmeno 29 anni, smette, se ne va. Stop, spinge il pulsante stop. Perché? Si era stufato di stare sotto le luci della ribalta. Prende l'aereo, va al mare, Brasile, Costa Rica, Bolivia, tutti i posti bellissimi, Nuova Zelanda, conosce la tavola da surf e comincia a surfare. Intelligente, direte voi, no? Con i soldi che aveva poteva permetterselo. Poi torna in Romagna e si mette a fare il DJ. Oggi fa il DJ, mette musica rock soprattutto. Lo fa al Teatro Verdi, della sua Cesena. E questo è Gianni Comandini. È stato un bidone? È stato una meteora? È stato uno che ha capito tutto, forse della vita? Chiaramente qualcuno lo ricorda, qualcun altro l'ha già messo nel cestino, come nel computer, no? Tra le cose da rimuovere. Io l'ho voluto ricordare oggi. Resta una domanda però, perché io ho la maglia di Gianni Comandini? È un caso chiaramente. Io devo essere andato a Milanello all'alba della stagione 2000-2001 per intervistare Alberto Zaccheroni. Volevo una maglia del Milan, sì. La chiesi a Vittorio Mentana, che conoscevo da tanto, devo aver chiesto Shevchenko. È uscito con la maglia di Gianni Comandini. Vabbè, l'ho tenuta, me la tengo strettissima. E domani altra maglia, altro giro e altra storia. Ciao a tutti.